Buongiorno a tutti, hello everybody, benvenuti nel modulo lezioni di inglese per tutti di Lina Ondina. Oggi faremo la nostra 49esima lezione. Come sapete, ogni lezione dispari tratta la fonetica e oggi faremo segni fonetici delle consonanti, che è la seconda parte, e siamo al 13esimo e 14esimo dal 16 a segni fonetici delle consonanti, e praticamente questi due rappresentano sempre la stessa combinazione di lettere, che sono TH, ma si pronunciano in modo diverso. Vi ringrazio che mi guardate, non dimenticate di iscrivervi al canale per poter ricevere ogni volta la notifica quando pubblico un nuovo video. Voi guardate soltanto quello che vi interessa, e per poter inoltre scaricare il materiale che metto per voi nei commenti, stampatevelo e così potete seguirlo insieme a me. Allora, possiamo iniziare. Il 13° segno fonetico, che rappresenta questa combinazione, che è TH, e questo si leggerebbe this. Allora, è un segno fonetico, un segno, come vedete, è fatto come uno 6 alla rovescia, tipo forma di allo specchio, come si vede, e sopra c'è un ciuffetto o un angolino. Allora, questo segno è interdentale e sonora, quel segno. Suono prossimo alla D, pronunciata mettendo la lingua tra i denti e facendola vibrare. D, D. Allora, questo è il segno. Dovete sapere che proprio questo segno fonetico si pronuncia in questo modo. Allora, adesso vi leggo ogni parola con la traduzione in italiano. Dopodiché è finita la prima parte di questo 13° segno, vi leggerò ogni parola due volte. Allora voi cercate di ripetere insieme a me. Let's start, iniziamo. Allora, this, questo, that, quello, those, quelle, quei, quelli. Di il Lola, questo si leggerebbe anche the, se ve lo ricordate, che è un articolo determinativo. Their, loro, then, poi, their, lì, là. Weather, tempo, clima. With, con, together, insieme. Father, padre. Mother, madre, they, essi, brother, fratello. Adesso leggiamo ogni parola due volte, così voi potete ripetere con me. Allora, abbiamo detto la lingua tra i denti, this, this, d, d, e dovete sentire che vibra la lingua. Allora, this, this, that, that, those, those. The, there, there. Then, there, there. Whether, whether. With, together, together. Father, father. Mother, mother. They, they, brother, brother. Questi erano, diciamo, qua possiamo avere anche quello R che si trova un piccolino all'angolino. Per accennarlo ci sono diversi tipi di trascrizione, ma potrebbe essere anche senza quello R, cioè si accenna anche senza essere scritto, perché sappiamo che c'è brother, e si capisce che c'è un R, ma perché noi sappiamo che si scrive così. Allora, alcuni di loro, per esempio questo there, che vuol dire lì e là, e questo there, che vuol dire loro, come vedete sono
omofoni, non sono omonimi, perché omonimi dovrebbero essere con le stesse lettere. Come vedete, le lettere sono in ordine diverso e non sono uguali, mentre la trascrizione è uguale, che vuol dire che sono omofoni, che, come abbiamo detto, a secondo il contesto si tradurrebbero, ok? Si imparano comunque anche se suonano uguali. Il prossimo segno è quello, è 14 da 16, è lo stesso TH come abbiamo detto, ma vediamo come è scritto la regola interdentale sorda. Allora, se questa è interdentale sonora, che si sente un po' di più e un po' più e suona un po' più chiaro, questa è sorda, che si sente un po' di meno. Suono prossimo alla T, allora mettiamo la pronunciata mettendo la lingua fra i denti ed emettendo l'aria senza farla vibrare. Allora è T, T, T. Dobbiamo essere più diciamo fermi nel pronunciarla e non far vibrare la lingua. Allora, come vedete, questa tutti e due sono interdentali, ma questa è sonora, questa è sorda. La prima la lingua vibra, invece nella seconda la lingua non dovrebbe vibrare. Allora, D, V e T, T, ok? Allora, adesso vi leggo parola per parola con la traduzione in italiano, dopodiché vi leggo ogni parola due volte e voi potete ripetere con me. Thin, sottile. Thick, spesso. Tree, tre. Path, sentiero. Tooth, dente. Breath, respiro. Through, attraverso. Tuesday, giovedì. Think, cosa, roba. Think, pensare. Wealth, ricchezza. Worth, valore. Theater, teatro. Adesso leggiamo le stesse parole, ogni parola due volte, e voi potete ripetere con me. Thin, thin. Thick, thick. Tree, tree. Path, path. Tooth, tooth. Breath, breath. Through, through. Tuesday, Tuesday. Think, think. Think, think. Wealth, wealth. Worth, worth. Theater, theater. Allora, questa era la lezione di oggi. Vi auguro buon studio e vi do appuntamento alla prossima. And don't forget, stay safe and sound and follow the rules. See you next time. Bye bye.